con l'assessore Franco Caressa, ex, possiamo dire, assessore al commercio, invece attuale assessore alle politiche sociali. Allora, questi 2 anni di amministrazione Canelli, cosa si è fatto prima nel tuo precedente incarico e che progetti hai riguardo le politiche sociali? Beh, indubbiamente sono poco meno di 2 anni di assessorato al commercio, quindi sono state fatte parecchie cose, perché in effetti abbiamo innanzitutto voluto fortemente cercare di capire quali sono le esigenze del commercio. E per capire bisogna ascoltare, abbiamo ascoltato tutte le categorie, dai mercatali ai commercianti del centro città, ai commercianti delle semiperiferie, e insomma, quindi da lì siamo andati a capire che bisognava cercare di fare qualcosa di oggettivo. Per oggettivo va bene, innanzitutto abbiamo tolto quella che era la famosa tassa sull'ombra che ci sembrava veramente ridicola, abbiamo potuto farlo, l'abbiamo fatta subito. Per quello che riguarda l'area mercatale siamo andati subito a mettere in atto una scontistica del 15% sul canone che era attuale e oltretutto riguarda anche il semestre del 2018. Dopodiché abbiamo fatto certi lavori che naturalmente si esigevano di essere fatti all'interno dell'area del mercato coperto, vedi appunto lo scambiatore, quindi quello che è per l'aria fresca, per dare più possibilità sia ai commercianti sia agli utenti di accedere, e abbiamo cercato anche di fare degli eventi nel centro città ma anche in semiperiferia per far sì che potesse accedere la gente, e quindi con le associazioni di categoria abbiamo fatto quell'accordo di essere aperti durante queste manifestazioni. Devo dire che hanno dato un buon riscontro, i commercianti stessi ne sono stati poi contenti, anzi forse chiedono un ripetersi, e spero che appunto anche la mia collega possa portare nella continuità, perché effettivamente il risultato c'è stato. Dopodiché il mio passaggio a quello che sono le politiche sociali. Le politiche sociali ovviamente è un ambiente totalmente diverso da quello che era del commercio, perché si va a incontro e quindi a cercare di trovare le soluzioni per le esigenze che ci sono della cittadinanza in difficoltà. Nelle politiche sociali sono compresi dagli extracomunitari, da quelli che sono gli sfrattati, ai minori, alle violenze che subiscono le donne, agli anziani che sono all'interno delle strutture, comunque comunali o private che sono, e come infatti mi trovo con chiedo scusa, mi trovo con 86 persone da tutelare proprio perché come amministratore ho questa competenza da parte poi del tribunale che ci viene assegnata. Devo dire che anche qui stiamo già lavorando fortemente per 2 progetti che sono anche appena passati, per cercare anche di trovare il lavoro quindi per le persone in forte difficoltà economica. Ovviamente risolvendo la parte economica si risolvono tante problematiche del sociale. E quindi forse anche perché no dell'economia, perché è tutto un contesto, si va a spendere se si hanno i soldi, non si può spendere quando non ci sono. E quindi involontariamente si aggrega poi a quello che è un discorso anche del commercio, quindi la mia delega E questo è un precedente. discorso che mi piacerebbe approfondire magari in separata sede più avanti, ti lasciamo un po' di tempo per lavorare nel merito perché noi riceviamo tantissime segnalazioni proprio dagli uffici, cioè dalle persone che si recano negli uffici delle politiche sociali e spesso vengono assistite, diciamo così, come si può, ma nessuno fa uno sforzo in più. Lo facciamo noi proprio i nostri soldi personali, magari. Perché ci dispiace, lo fanno i cittadini, ho seguito tanti casi, casistiche di persone che avevano veramente bisogno nel merito e mi piacerebbe magari lasciarti lavorare ancora un po' per poi venirci a relazionare ulteriormente. Sì, assolutamente. Devo dire che comunque adesso ormai è un mese che sono lì e quindi posso dire di essere già entrato anche nel pezzo. Ovviamente è una realtà profonda, difficile. Ma giustamente se si vuole fare qualcosa, in primis ci deve essere la volontà, dopodiché ci deve essere tutto il contesto di contorno. Ma innanzitutto io ho già visto personalmente persone con grosse difficoltà, sia famiglie, qui non stiamo a trattare il tema del comunitario o extracomunitario, parlo in generale perché il sociale è una cosa generale dove non c'è un contesto reale politico. Ci sono delle difficoltà, delle esigenze. Detto questo, intanto abbiamo lanciato subito, poco dopo che sono arrivato, quello che era un progetto per 40 posti di lavoro, naturalmente lavori sul sociale, quindi si va a dare un aiuto a 40 persone che sono state selezionate e in questi giorni verrà mandato fuori l'elenco delle persone che sono state scelte, naturalmente con i criteri che sono l'ISEE, che sono la disoccupazione precedente, tutti quelli che sono i criteri. Pochi giorni fa è stato chiuso un secondo bando che dà 16 posti di lavoro presso SUN, si chiama SUN, Bus per Tutti, mentre quello precedente era per l'Assa.
E anche qui sono stati selezionati, e credo che anche proprio in questa settimana avrò l'elenco delle persone che sono state scelte, perché il 50%, cioè su 16, 8 vengono scelte dall'ufficio di collocamento, quindi, e altre 8 vengono scelte con i criteri naturalmente di legge, quindi non solo per simpatia o per quello che può essere conoscenza, dal nostro assessorato. Anche questo partirà, presumo, subito dalla metà di agosto, è già finanziato da Comune, da Regione, e quindi cominciamo a muovere i primi passi. Ho già preso dei contatti per far sì che si possa arrivare, e questo ne possiamo riparlare magari la prossima volta, proprio perché è in fase di costruzione, contatti perché possa dare sempre lavoro e quindi avere delle idee che ci possono portare aziende, in contatto direttamente con aziende e perché no con magari anche agenzie interinali che già creano loro del lavoro e fatto insieme all'amministrazione può dare quel valore aggiunto per sistemare. Per l'amor di Dio, non si può sistemare tutti, ma si può sistemare qualcuno. Ecco il discorso della volontà, ecco quello di dire facciamo qualcosa per creare il minor disagio possibile alla cittadinanza novarese. Questo è a breve, sicuramente tra settembre barra ottobre usciremo con delle grosse novità, usciremo anche col discorso dell'ATC, abbiamo fatto già degli incontri mirati e diretti, stiamo esaminando tutte le pratiche dei cosiddetti morosi sospesi. Ne abbiamo già esaminate 450 circa, e quindi su 1100 totale, e devo dire che hanno dato anche un ottimo riscontro, in quanto siamo a circa il 70% di persone contattate che il piano di recupero non solo lo hanno sottoscritto, ma stanno effettivamente pagando. Bastava secondo me fare un lavoro, come è stato poi fatto, quello di un tavolo di lavoro tecnico, alla presenza di rappresentanza dell'ATC, dell'amministrazione comunale in primis, della regione, alla quale ringrazio perché c'è una grossa collaborazione, e far sì che si possa contattare le persone per capire quali sono le vere difficoltà. Ci sono morosi colpevoli, morosi che non sono colpevoli, in quanto uno che perde il lavoro non può essere considerato un moroso colpevole. Questa è la differenza, in quanto ci sono anche le persone che così dire, insomma, chiamiamole furbe per restare in un tema magari semplicistico. Noi analizziamo il tutto, procediamo con il piano di rientro, ad oggi ripeto 450 persone su 1100, abbiamo tempo fino a fine di quest'anno, già il 26 di questo mese ci sarà subito un'altra commissione per esaminare altre persone e da lì subito dopo le ferie partiremo, come si dice, a razzo per cercare di arrivare al termine. Dopodiché se a fine dell'anno non siamo riusciti a esaminarli tutti, sicuramente chiederemo una proroga alla Regione per far sì che tutto si possa. Questo fa sì che non solo chi oggi paga e ha sempre pagato sia rispettato e quindi la giustizia, come si dice, ma anche chi ha avuto delle difficoltà possa avere modo di rimettersi in carreggiata giusta. Poi valuteremo in base ai dati che naturalmente con settembre e con ottobre formuleremo sia alla commissione consiliare sia quelli che saranno dei dati pubblici e io spero in bene perché la commissione, il tavolo di lavoro sta lavorando veramente bene. Nel dettaglio preciso perché abbiamo non solo quella che è l'anagrafica e quindi anche quali sono le specifiche nelle singole persone componenti il nucleo, ma anche la conoscenza di tutto quello che è un eventuale patrimonio interno, esterno, quindi di parenti, di cugini. Questo fa sì che l'esame è completo. E quando si va incontro a questo, si va incontro con il dettaglio preciso della situazione. Bene, speriamo sempre, Assessore Caressa, Franco, insomma ci diamo del tu, dati di fatto e mai dati. Sicuramente c'era un vecchio assessore che diceva fatti e non parole. E non parole, ok, buon lavoro allora. Grazie.